Vabbè, non sono poi così pieno di carburante, apparentemente. Il gioco mi sta laghicchiando perché ho letteralmente 3000 zombie qua. Morti. Un migliaio ci sarà, eh. Un migliaio sicuramente qua c'è. Considerate che anche i corpi bruciati vengono considerati come contenitori. Contenitori inaccessibili, ma contenitori. Quindi quello è un altro requirement per il caricamento delle risorse. È un problema. In poche parole, è un grosso problema. Mi hanno distrutto letteralmente tutti i mobili qua. Maledetti bastardi. Maledetti bastardi. Ok. Retro, bello di mamma. Un vestito uno zombie? C'è uno zombie vivo da qualche parte? Non lo so. Mi è sembrato di sentire uno zombie vivo. Vabbè, non è un mio problema. Quanti gradi ci sono fuori? Ah, meno uno. Mi è sembrato di vedere 3 gradi. Io fa un po' troppo caldo per essere la sfida che sto facendo io. Fa un po' troppo caldo. Va bene, esci. Prendi qua. Entra. Vai qui. Spegni, esci. No, aspetta, rimetti le chiavi a posto per cortesia. Non voglio ritrovarmi dopo con le chiavi, dico, quale macchina? Così conoscendomi so che andrebbe così. Vai, muoviti. Muoviti, maledetto. Ok. È stato un parcheggio perfetto. Questo non ha subito danni, ve lo dico io. Sono un esperto. Allora, andiamo a Riverwood. Lì, a Rosewood. Perché mi è venuto Riverwood? Dove l'ho sentito Riverwood? Riverwood mi pare fosse Skyrim, vero? Riverwood è la prima città di Skyrim. Riverwood, poi c'è Whiterun. E Riverwood è la prima città di Skyrim. Riverwood. Rosewood, volevo dire. Mamma mia. Skyrim rimarrà sempre tra i miei giochi preferiti. Perlomeno, adesso ora come ora, non lo so se mi piacerebbe rigiocarlo. Più che altro parlo con effetto emotivo, perché ai tempi era proprio l'avanguardia, era proprio stupendo. Era bellissimo uscire dalla caverna di Helgen e ritrovarsi in un mondo aperto così largo. Un po' come la stessa emozione che provi su Fallout 4, anche 3, quando esci dal Vault. Ti ritrovi in tutto questo mondo aperto e ti dicono puoi andare di qua, cioè c'è la missione primaria. Puoi andare a Riverwood, ma tu puoi andare letteralmente dove vuoi. È un consiglio quello di seguire la missione principale. Tu puoi andare dove cazzo ti pare. E c'è lo scaling comunque basato sul tuo livello. Quindi se magari livelli fino a livello 1000 facendo missioni secondarie, troverai comunque una sfida decente affrontando la missione principale. E quindi era sempre un gioco equilibrato. Poi le storie, le missioni secondarie, i cosi. C'erano perfino i creepypasta, c'erano gli easter eggs a destra e a sinistra. Era letteralmente parlando ai tempi, con la mente di una volta, era il gioco migliore del mondo, ai tempi. Sì, anche Fallout. Li ho adorati tutti e due. Ora Starfield l'ho provato, ma... Qual è il problema di Starfield? L'ho provato e non me l'ha stato di portarlo sul canale perché lo ritengo più che altro un simulatore di passeggiate. Pensate, ma anche solo facendo un paragone a Fallout. Fallout, se vai da una città all'altra, magari da Diamond City alla città vicina, tu facendo quella passeggiata ti ritrovi un ghoul a destra, ti ritrovi uno scarafaggio davanti, ti ritrovi un frigorifero con delle risorse, e dietro di te ti spawna una missione secondaria, magari dei cacciatori di tali che ti cercano. Succedono un botto di cose, a meno che non utilizzi il viaggio rapido, per carità. Ma su Starfield veramente atterri su un pianeta, vai da un bunker alla tua navicella, o alla tua navicella oppure al punto missione, e non c'è un cazzo. Letteralmente non c'è un cazzo, non c'è un cazzo, un pianeta roccioso, vuoto, nudo. Oh mamma mia, vuoto, nudo e triste. È quello che non funziona in Starfield. Concettualmente è un bel gioco. Mi piace, ma sembra che veramente non ci abbiano impiegato proprio zero risorse. Sembra che veramente ci abbiano impiegato il minimo delle risorse indispensabili. Ripeto, concettualmente poteva essere tantissimo. È tantissimo concettualmente, poteva essere tanta roba quel gioco, ma sembra che abbiano rushato il release come al solito. E ovviamente starà come sempre ai modder fare qualcosa per sistemare il gioco. Tipico Bethesda, rilasciano il gioco, poi i modders sistemano tutto. Ah sì, Bethesda. Altro. Sembra che dopo che la Bethesda si sia fatta quella cafonata di Fallout 76,
non si sia più ripresa. Tutto quello che è uscito dopo. Vabbè, non è che sia uscito chissà cosa dopo, però sembra che non si sia più ripresa dopo quella. Quella batosta. Devo uccidere sti zombie per... Ma aspetta, ma è la zona giusta? Non è che sto liberando la zona inutilmente. Devo liberare sta zona per forza. Oh, bello. Puoi fare. Sono tanti, eh. Non so, eppure credo di aver cioè, sono sicuro di aver abilitato la solita mod che mi disabilita il respawn. Vuol dire che sono migrati, sti maledetti. Un problema. Sta katana si sta rompendo troppo in fretta. Cioè, è una che... Oh oh, oh oh, oh oh. È una fortuna riuscire a vedere dietro. Il tratto sordo è uno dei motivi per cui non prenderei mai il tratto sordo, per l'appunto che la visuale da dietro è quasi inesistente. Non vedi niente da dietro praticamente. E se hai uno zombie che ti si avvicina silenziosamente da dietro, sei fregato. Scusa signora. Sei fregato se ti si avvicina uno zombie da dietro. Dio, se ho qualcosa nella pancia, per questo mi sono fermato, anche uno dei motivi. Una baseball bot. Una mazza da baseball stupenda. È conficcata nel suo stomaco. Chiunque lì l'abbia conficcata. Aveva una forza tremenda. Già rotta la katana. Ho ucciso letteralmente cosa? 30 zombie? E mi prendi per il culo? Una battuta. Deve essere una battuta. Una battuta poco divertente, ma sembra una barzelletta. Sembra proprio una barzelletta. Ah, si sta per rompere. Tre utilizzi. Ah, neanche. Che roba. Che roba. Questa è una cosa che non sopporto di Project Zomboid. È una cosa che letteralmente non sopporto di Project Zomboid. Scelta rapida dietro. Sì, è una cosa che non sopporto di Project Zomboid minimamente, secondo me è stupida. Che una katana si rompa così in fretta. Capisco un mattarello, capisco un manganello, capisco un coltello, ma anche lì neanche un coltello lo capirei in realtà. Ma dici, vabbè, si rompe il manico. Capisci una mazza, un asse di legno, una mazza da baseball neanche. Ma una katana che si rompe dopo... Manco 20 uccisioni? Dico 30, ma sto esagerando, non credo di aver fatto 30 uccisioni. Non credo affatto di aver fatto 30 uccisioni. Comunque nei commenti, qual è il vostro videogioco preferito? Fatelo sapere. Ne discuteremo nei prossimi video e vi dirò se mi fa cagare o meno. No, in realtà non esiste videogioco che mi faccia cagare. A livello di genere, ci sono dei giochi che gioco di più e dei giochi che gioco di meno, questo sì. Ma che io ricordi, non c'è mai stato un gioco che mi abbia fatto effettivamente cagare. Intendo di giochi seri, non quelle cafonate lì. Tipo quei giochi trash che fanno apposta. Cioè, per esempio, su itch.io trovi alcuni giochi che letteralmente sono stupidi. Ma cagare, non credo di aver mai trovato un gioco che io abbia detto no, sto gioco mi fa cagare, non lo voglio giocare. Non lo so, non credo sia mai stato. Ci posso pensare, ma non credo. Ma perché io sono un amatore videoludico, proprio a livello di dipendenza tossica. Io finisco per amare qualsiasi videogioco che mi venga proposto. Tu serio? Riesco a divertirmi. Credo sia un talento. Forse io dico di non aver talenti, ma magari questo è un talento. Il fatto di riuscire ad apprezzare qualsiasi cosa. Non mi annoio mai con nessun gioco. Ok, vediamo. Utilizziamo la mazza da baseball così non rompiamo la katana. Tanto a me piace la mazza da baseball come arma. A livello concettuale, un apocalisse zombie è un'arma che stimo e rispetto. Ah, vaffanculo. È più in là la casa. Pensavo fosse qua, ho fatto male i calcoli. Posso entrare nella mia macchina? Se hai voglia, eh? Se hai voglia di farmi entrare, eh? Grazie. Vabbè, tanto li dovevo far fuori comunque perché sarebbero arrivati sti maledetti. Fino a casa mia. Potrei controllare i loro inventari, ma... ci ho voglia. Vediamo di non fare troppo rumore. Oh, cacchiarola, lì c'è una bella ordina. Mi hanno visto. Qual è la casa? Ok, è quella lì. Proprio lì dove c'è l'orda, alla grande. Mamma mia. È stato un bel critico. Considerate che rispetto alla katana ha ovviamente meno danni. E soprattutto... Ma neanche meno danni, eh. Cioè, sto uccidendo in un colpo. Quasi. Cristo santo. È tremenda quest'arma. Stiamo scherzando?
È un'assassina quest'arma. Guarda qua. Cioè, due colpi e li uccido. Vabbè, questo è caduto a terra. Un colpo li uccido, incredibile. Ma quanto ho di abilità contundente? Ah no, questo, prowess blunt. Ah, mio Dio, se fa la differenza. Più robusto, più che non sono sottopeso. Sto letteralmente uccidendo gli zombie in un colpo. Ma levati, scemo, guarda qua. E la durevolezza della mazza da baseball è elevatissima. Ricordatevi di colpire sempre al massimo raggio, per il massimo potenziale di critico e soprattutto il massimo danno. Generalmente comunque il mio genere preferito di giochi è ovviamente l'horror. Adoro i giochi horror, non so come mai, sono un pervertito. Adoravo sempre fin da piccolo guardarmi youtuber, ero proprio più con gli youtuber americani. In realtà è così che ho imparato l'inglese, guardando gli youtuber inglesi, in realtà americani sbaglio. Guardavo molto... Lo guardavo sempre, lo so, magari qualcuno di voi non piace, ma io dirò la mia, a me è sempre piaciuto. Ora non lo guardo più da... 6 anni... Forse perché sono maturato o qualcosa, non lo so come dirlo. Ma non è neanche maturità, semplicemente sono cambiati gli interessi. Ma ho sempre adorato. Da che io ricordi. A livello caratteriale è sempre stato molto simpatico. E soprattutto mi piaceva questa cosa di giocare e condividere la propria passione per i videogiochi, migliorando comunque la giornata tramite la risata a chi ti guarda. Secondo me quello è un servizio all'umanità che solo pochi possono considerare. Non importa se c'è sempre qualcuno che ti chiama noioso, arriva sempre qualcuno che ti piglia per il culo, oppure sei scemo, non fai ridere nessuno, roba così. Non frega nessuno, potete credermi, non frega nessuno di quei commenti, ma finché ci sarà quella consapevolezza che comunque migliori la giornata a qualcuno, tirerai avanti fino alla fine, non smetterai mai di fare video. Per questo dico, se vuoi iniziare YouTube, basta che sia una passione. Poi dopo lo puoi fare per quello che vuoi, non lo so. Mandare messaggi, farlo per i soldi, fare quello che vuoi. Ma se non c'è la passione dietro, se punti subito all'obiettivo, che non è la passione, secondo me, nell'arco di 3 settimane ti stupidi YouTube. Ancora? Oh mio Dio. Sono tantissimi, raga, sono le 3 di notte, tra poco si illumina perché comunque è estate e tra poco sono le 4 di notte, però voglio dire, su via. Questa mazza da baseball è tremenda, raga. Guarda qua, la velocità d'attacco più che altro. La velocità d'attacco e il danno. Sono due cose tremende. Fa paura la mazza da baseball. Quanto ho di destrezza? Sono piuttosto veloce, non velocissimo, ma... 3. Sono salito, muovendomi. Oh, ho sentito uno zombie che mi ha visto. Dov'è? Ciao, simpatia. Vieni qua. Zitto, scemo. Adesso vediamo. Questa era una delle case dove c'erano le armi. Quindi prendiamo la torcia. Prendiamo il coltello. Vediamo se da qualche parte ci sono le armi. Ho detto, ho nascosto delle armi. Quindi basta tenere l'inventario aperto. Ecco qua. È questo qui dovrebbe essere. Il contenitore delle armi. E non c'è niente. Oh, mamma mia, non c'è niente. Cioè, veramente mi metti questa roba e poi me lo trovo vuoto? Contenitore? Ma sei un maledetto, sei. Sì, comunque questi sono i buchi che compaiono sulla mappa quando trovate la mappa annotata. Questo. Maledizione. Vediamo. La cosa che posso fare sicuramente è... Vedere qua. Qui destro, disassembla. Questo mi darà un botto di esperienza. Lo devo disassemblare per forza. Che è successo? Mi ha laggato. No, mi ha caricato il giorno in realtà. Allora, prendi questa. Quanta esperienza ho guadagnato in carpenteria? Un cazzo. Però comunque, va bene, meglio di niente. Ok, prendi la torcia di nuovo. Vediamo se non c'è qualche altro spot. No, apparentemente no. Così su due piedi. Non ho mai trovato, cioè, io non ho mai trovato più di un oggetto nella stessa casa, cioè più di uno spot armi nella stessa casa, quindi niente da fare. Purtroppo è vuoto. E l'altra era? L'altra mappa annotata, cosa diceva già? Risorse per potenziare la base, ma che cazzo ci faccio con le risorse per potenziare la base? Ci penso. Un cazzo. È qua. Oh, no, dovrei andare. Quanti zombie? Oh, ok, ci sono tanti zombie. Non ne vale la pena. Non ne vale la pena, andiamo verso Maldrog. Facciamolo, va.
Visto che si è fatto giorno, facciamo che andare verso Madrok. Posso dormire? Se perché quello zombie non mi interrompa. Ho visto uno zombie venire di qua, ma non so se mi abbia visto oppure stia solo vagando. Posso dormire, dai. Dormi. Non sei abbastanza stanco per dormire? Sei un maledetto, sei. La stanchezza arriverà sempre nel momento meno opportuno. Tanto scommetterci. Questo è un arbusto maledetto. E questo è finto. Ottimo. E se non sbaglio, i cartelli sono veri, vero? Sì, sono veri. Sono veri, meglio non toccarli, se no si arrabbiano. Adesso fumiamoci una sigaretta, giusto per calmarci. No, no, basta. Basta. Rosewood va via. La ignoriamo. Però un botto di zombie, raga, cioè, sono sempre di più. Incredibile. Ce ne ammazzi 10 e ne compaiono 100. Una cosa incredibile. Qui? Ah, questa è la chiesa. No, ma questi furgoni mi fanno cagare. Non li voglio. Auguri alla sposa. Ecco la sposa. Auguri alla sposa. Auguri alla sposa. Ci vediamo, maledetti. Io me ne vado da sto cesso di merda. Ora cerchiamo di non schiantarci contro qualcosa. Cerchiamo di non schiantarci contro niente. Possibilmente. Cerchiamo di schiantarci contro niente. Doppia negazione. Questo è un errore che faccio molto spesso. Sto cercando di correggere, maledizione, nella grammatica. La doppia negazione che è uguale alla conferma. Meno per meno uguale più. Quindi cerchiamo di non schiantarci contro niente. Vuol dire non schiantarci contro niente. Vuol dire che mi schianto contro qualcosa. Teoricamente, o sbaglio. Quindi la doppia negazione sto cercando di rimuovere dal mio vocabolario. Che è stato? Che è stato quel rumore? Mi hanno sparato, che è successo? Sembrava una cortina di fumo, mi stavo chiedendo cosa fosse pure quella. Ok, andiamo. Verso Muldraug. Via, via, via. Se trovassi uno zombie sopravvissuto... Ci sono i zombie, io li chiamo sopravvissuti, ma sono praticamente sopravvissuti zombificati, che hanno lo zaino gigante. La maggior... cioè, la possibilità più grande di trovarli è Gironzo, ovviamente... al checkpoint di Louisville, quello è un posto dove troverete quasi sempre lo zaino grande, ma sopravvissuti con lo zaino grande li troverete gironzolando con il furgone per le strade. Avete la più grande possibilità del gioco di trovarli è gironzolando così, guidando per la strada e... non so adesso quanto sia la possibilità, ma c'è una possibilità che spawni uno di quegli zombie nei borghi della foresta e vi arrivi di fronte sulla strada e vi ritrovate tranquillamente uno zaino con capacità di 28. È veramente il top del top. E riduzione peso di 87%, che è una cosa stupenda. Stupenda. Allora, ste mappe le posso anche abbandonare, è vero? Direte, sono 200 grammi, appunto. Appunto, sono 200 grammi. Appunto, hai detto bene, sono 200 grammi. Andiamo a Muldraug, prendiamo i libri, le cassette e poi da vedere. Sono molto tentato per andare a Louisville, eh. Votate voi nei commenti, dove dovrei andare, a Louisville o a West Point? West Point sarà? Riverside, comunque lì. Allora, votate se farmi andare. Se farmi andare, come al solito. Voi, qui? Oppure a Louisville? Ciao, bellissimo. Ciao, bellissimo. Vi ho fatto quel minimo di danno che è necessario per dargli fastidio. Adesso facciamo attenzione a non investire qualche zombie, perché comunque non è il top danneggiare la propria macchina per colpa di questi dementi. I gatti fanno i cretini. Mi devo preoccupare che non si facciano male i poveri pupi. Avete sentito? Cos'era, una granata? La seconda volta. Mi stanno bombardando? Cosa sono sti rumori? Sembrava una bomba, una granata. Non ne ho la più pallida idea. Poi sta nebbia sembra che crei delle cortine di fumo. Maledetta. Cerco con attenzione che non ci sia qualche simpaticone, per l'appunto, con lo zaino gigante. Mamma mia, le mie abilità alla guida sono da provetto. Raga. Raga. Tokyo Drift.
Tokyo Drift. Cercate di non utilizzare troppo il freno a mano mentre driftate. Non durerà a lungo, bisogna credermi. È essenziale per iniziare il drift, ma per continuarlo è una balla che serve. Lo dice uno che ha fatto il coglione da giovane. Adesso niente. Quello è uno zaino. No, è un gilet, una minigonna. Cosa aveva addosso quel tizio? Solo lui lo sa. Beh, la prigione è pur sempre la prigione. Rimarrà sempre casa. L'avevo quasi investito. Rimarrà sempre casa. La mia prigione. Niente da fare. Ah, scusi. La stavo per investire. Non era mia intenzione. Dove sono, raga? Mi sono perso. Ah, ci sono quasi. No, più che altro è facile, diciamo, capire quando è che si è arrivati all'incrocio di Muldrow. È un incrocio gigantesco con quattro uscite e sempre troverete un botto di rottami di macchine. E comunque anche delle macchine, dire decenti è azzardato, ma comunque delle macchine. E questo qui è l'incrocio gigantesco. No, non è questo, no, no, scusa Frank, scusa, ho sbagliato. Hai ragione, non ti arrabbiare. Non ti arrabbiare, eh. Ah, non rompere i coglioni pure te. Maledetto rimorchio. Questo qua è l'incrocio. Quindi si sale di qua e si va sempre a dritti e salendo si arriva alla nostra bellissima Muldraug. E a Muldraug che cosa dobbiamo fare? Ovviamente, molto semplice, rapinare. Lasciate io quella bottiglia vuota. Dobbiamo semplicemente rapinare il negozio di libri e il negozio di cassette, ma è una cosa che faremo nella prossima puntata. Vi ringrazio per la cosa, fin qui mi rivedo nella prossima puntata di Project Zomboy. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.